Buona vita da Pino Mangione. Da oggi, su questo blog, voglio condividere con voi una nuova video rubrica. La chiameremo Catasto Terreni in Campo. E questo ci aiuterà insieme a crescere in catasto. La migliore occasione per iniziare ci è data dall'uscita proprio ieri di un nuovo pregeo e relativa circolare. Quindi mi piace condividere e soprattutto enunciare a voi le principali novità. Vediamo quali sono. La prima e più importante cosa è che secondo me un altro sogno dei professionisti si realizza. Adesso possiamo avere l'approvazione automatica, non per tutte le tipologie, ma per quasi la totalità, 24 ore su 24. Quindi noi possiamo presentare gli atti anche fuori orario di ufficio e se questi vanno bene verranno approvati in automatico nell'ora in cui la presentiamo. Dai, l'epoca delle grandi code davanti ai catasti alle 5 di mattina è davvero finita. Purtroppo, ma io direi meno male, è morto l'autoallestito. Niente più autoallestito, cari colleghi. Anche per le tipologie 2 e 22 basta redigere solo il modello censuario. Ancora questa ha una grossa utilità e meno lavoro per tutti noi. Quindi niente più autoallestito per tipologie 2 e 22 quando c'è conferma. Cari colleghi, come tutti voi sapete, noi ogni giorno facciamo, per le tipologie 1 e 21 è necessario dichiarare il numero della particella esistente in catasto fabbricati. Bene, questa dichiarazione adesso si deve fare all'interno di pregeo. Dobbiamo mettere precisamente l'identificativo della particella che stiamo trattando, così come riportato al catasto urbano, e da qui verrà eseguito un controllo per verificare se questo è veritiero. Quindi maggiore attenzione per le tipologie 1 e 21. Ecco, un'altra novità che ci permette di fare meno lavoro e ottenere sempre prima l'approvazione automatica. Per tutti i tipi in cui si deve dichiarare la firma mancante o il mancato deposito, non è più necessario realizzare il modello ausiliario con la relativa annotazione, ma queste dichiarazioni fatte direttamente in pregeo produrranno l'approvazione automatica. Io penso che questo velocizzerà ancora di più il nostro lavoro e farà più felici i nostri clienti che avranno prima il lavoro consegnato da noi. In questo nuovo pregeo e relativa circolare anche due nuove tipologie per approvazione automatica. La prima è la 19, che permette di attuare quello che diceva una vecchia circolare del 92, la rettifica di eventuali misure errate su IPF. Se noi ci accorgiamo di aver sbagliato una misura su IPF che non corrisponde con le misurate e il tipo è stato già approvato, oppure questo errore viene evidenziato in fase di collaudo, peggio per noi tecnici, possiamo oggi presentare con questa tipologia 19 un atto a rettifica che può modificare solo le misure inerenti a IPF, ma non modificare assolutamente per nulla la forma e la consistenza del nostro oggetto del rilievo, e il tipo verrà approvato. Attenzione, per questa tipologia 19 non è previsto l'invio telematico, ma si dovrà presentare direttamente in catasto. Si farà solo il libretto delle misure, ma si dovrà in ogni caso purtroppo pagare anche l'estratto di mappa, anche se non si produrrà la proposta di aggiornamento. L'altra nuova tipologia, questa è stata richiesta a gran voce da tanti tecnici, è un tipo mappale, si chiama 14A e dà la possibilità di redigere proprio un tipo mappale in cui il fabbricato non ha sedime, cioè senza straccio di corte, cioè il nostro fabbricato è l'intera particella che noi andiamo a frazionare. In questo modo otterremo l'approvazione automatica con questa nuova tipologia e non sarà necessario depositare il tipo in comune.
un'altra importante utility potrà aiutare il tecnico nella redazione dei nuovi aggiornamenti cartografici. Infatti è stata aggiunta la possibilità, subito dopo aver fatto la proposta di aggiornamento, di chiedere a Pregeo stesso se la tipologia scelta in riga 9 è quella esatta. Pregeo ci dirà e ci indicherà se la scelta è giusta o se eventualmente c'è un'ambiguità. Sarà sempre l'utente, e ricordatevi cari colleghi, solo noi possiamo decidere a chiarificare e a scegliere se confermare quanto suggerito da Pregeo o confermare la scelta principale. In caso di cambio di tipologia, la cosa bella è che verrà cambiata da Pregeo direttamente in riga 9 senza necessità di ritornare nel libretto e quindi senza perdere la proposta di aggiornamento. Vorrei in questo caso, proprio da Pino Mangione, consigliare di prendere questa utility proprio come un utility, non dimenticando che i professionisti siamo noi e solo noi possiamo decidere con la nostra professionalità qual è la tipologia da adottare. E adesso amici andiamo ai controlli aggiunti, maggiori verifiche per cui noi dobbiamo stare sicuramente più attenti in quello che andiamo a redigere. La prima verifica riguarda la tipologia 11, ecco anche la bella cicala. Che cosa ci dice? Mi avvicino un po'. Cosa dice la tipologia 11? Fare un tipo mappale successivo a frazionamento per superficie reale, quindi utilizzando come appoggio gli spigoli del vecchio frazionamento senza utilizzare IPF. In questo caso Pregeo ci controllerà di più e verificherà che la particella originale sia effettivamente superficie reale. Soprattutto controllerà se ci sono almeno due vertici rilevati nel tipo precedente e che gli stessi abbiano le coordinate uguali, almeno fino alla seconda cifra, al lavoro precedente. Questa è un'ulteriore verifica a cui tutti noi dobbiamo stare attenti. Un'altra importante verifica è per la tipologia 15, quindi il frazionamento di un fabbricato dall'intera corte. In questo caso il fabbricato chiaramente deve essere rilevato per intero e Pregeo verificherà che sia effettivamente superficie reale. Attenzione anche alle fusioni. Tipologia 34. Quando andiamo a fondere due particelle, come tutti voi sapete, è indispensabile sapere che le particelle abbiano la stessa ditta, ma non solo questo, anche la stessa qualità e classe. Il nuovo Pregeo, soprattutto in fase di approvazione in ufficio, verificherà che le nostre fusioni tra particelle e terreni abbiano stessa ditta, stessa qualità e stessa classe. Nella circolare viene finalmente chiarito anche come trattare le particelle con superficie reale. Questa è una cosa che io spesso consiglio. Purtroppo qui è stata, a mio avviso, modesto avviso e solo mio parere, aggiunta una piccola difficoltà. Come si fa a trattare le particelle reali in modo che vengano riconosciute automaticamente dal nuovo Pregeo? Dobbiamo, una volta rilevata l'intera superficie della particella originale, eseguire dei doppi contorni, cioè un contorno con linea nera che descrive l'intera particella originale, dove inseriamo come particella madre e particella figlia l'identificativo della particella stessa originale, mentre uno o più contorni interni alla stessa definiranno le altre superfici reali. In queste si dovrà dichiarare in riga 7 particella madre, quella originale, e particella figlia il numero attribuito alla derivata. Un po' di lavoro in più con noi, un po' di lavoro in più da fare, ma sicuramente la possibilità di garantire il nostro cliente fornendo la superficie reale e dando la possibilità di fare un acquisto, un rogito, un passaggio di proprietà non a corpo ma da misura. Io, come sapete, lo consiglio da sempre. Cari colleghi, mi vorrei congedare da voi, da questo
mio primo video, che ripeto sarà solo il primo di una lunga serie, dicendo che come al solito non sarà tutto rose e fiori. Io ho detto e ho messo a conoscenza delle cose a mio avviso più importanti. Troverete nello stesso blog un documento più accurato che li descrive per intero e completa anche quello che non è stato detto in questo momento. Ripeto, tanti vantaggi, magari anche qualche difficoltà, qualche errore che continua ad esserci e rimanere, però criticare è facile. Io sono sempre convinto che la cosa che ci farà vincere è la nostra professionalità, il desiderio di fare bene, il desiderio di dimostrare prima a noi stessi, al nostro cliente che ci paga e ha tanto fiducia di noi, di poter fare sempre meglio, di dare sempre il massimo e di fare di ogni lavoro il nostro capolavoro. Alla prossima puntata!